Di Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. Lasso Bangui aduti kotabata ki dunia mobimba kwe. L'anno santo della misericordia viene in anticipo a questa terra. Papa Francesco è davanti alla porta santa della cattedrale di Bangui e all'inizio della celebrazione della messa con i sacerdoti religiosi della Repubblica Centrafricana spiega a braccio in italiano e spagnolo che questa è una terra che soffre da diversi anni la guerra e l'odio, l'incomprensione e la mancanza di pace, ma in questa terra sofferente ci sono anche tutti i paesi che stanno passando attraverso la croce della guerra. Dentro la cattedrale più di 2000 sacerdoti e sul piazzale decine di migliaia di giovani seguono la messa attraverso i maxischermi. Bangui è la capitale spirituale della preghiera per la misericordia del Padre, prosegue il Papa. Tutti noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, perdono, amore. Per Bangui, per tutta la Repubblica Centrafricana, per tutto il mondo. E tutti insieme chiediamo amore e pace. Ndoye na siriri, rispondono i fedeli in sangue. Amore e pace. E adesso con questa preghiera incominciamo l'anno santo, conclude il Papa prima di iniziare il rito di apertura della Porta della Misericordia, che spalanca allargando con le braccia le due ante. Entrato in cattedrale, il pontefice, in un'intensa omelia, ricorda che i cristiani devono essere prima di tutto artigiani del perdono, specialisti della riconciliazione, esperti della misericordia, perché la vocazione dei testimoni della misericordia di Dio esige l'amore per i nemici, che premonisce contro la tentazione della vendetta e contro la spirale delle rappresaglie senza fine. Il segreto della forza dei cristiani è nella certezza che Dio sta nella barca con noi e la felicità promessa di Dio è annunciata come giustizia. Quindi i cristiani sono chiamati ad essere nel mondo artigiani di una pace fondata sulla giustizia e dove regnano violenza, odio e ingiustizia devono dare testimonianza di questo Dio che è amore. Possono farlo anche quando le forze del mare si scatenano perché Dio è più potente di tutto e questo dà al credente coraggio e forza di perseverare nel bene. Pronti a resistere in questa battaglia in cui Dio avrà l'ultima parola che sarà d'amore e di pace. Papa Francesco conclude con un appello a chi usa ingiustamente le armi in questo mondo. Deponete questi strumenti di morte, armatevi piuttosto della giustizia, dell'amore, della misericordia, autentiche garanzie di pace.